Abicert, ente di certificazione nazionale. Oggi anche noi siamo presenti al convegno nazionale, quindi legato all'Associazione Italiana per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti ANIT, dove il tema è questo: le nuove funzioni degli enti territoriali della gestione della sicurezza stradale. Bene, chi è Abicert? Faccio una piccola presentazione. Noi siamo un ente di certificazione specializzato nel settore delle costruzioni, accreditato a Credia per le certificazioni di sistema, che sono le 9001, 14001, BSOC SAS e 50001. Oltre a questo ci occupiamo anche di corsi di formazione a 360 gradi, in più marcatura CE di tutti i prodotti da costruzione. Praticamente diciamo, ci occupiamo anche di formazione a 360 gradi, possiamo vedere alcuni dettagli nel catalogo, e in più, importantissimo, è un po' fuori da questo tema ma è molto importante per il momento del settore delle costruzioni, la certificazione 1090, quindi parliamo della marcatura CE delle strutture metalliche. Buongiorno, sono Antonio Bianco, il direttore di Abicert, che è l'ente di certificazione specializzato nei prodotti da costruzione e nei materiali stradali. Siamo qui alla provincia di Salerno per un convegno nazionale sui materiali stradali. In particolare, la corretta certificazione dei materiali ci permette di avere materiali durabili, che durano cioè nel tempo e quindi che garantiscono la funzionalità dell'opera. In particolare l'installatore, il direttore dei lavori, deve necessariamente controllare che ciascun prodotto che viene installato in un cantiere, in una strada, in un edificio, abbia la corretta certificazione. Esiste una normativa europea che controlla le prestazioni di ciascun prodotto e in funzione di questa normativa europea il direttore dei lavori deve controllare la presenza dei requisiti necessari. Questo si traduce per l'utente finale in una garanzia di fruibilità dell'opera, ma soprattutto di sicurezza nell'impiego. Il significato di marcatura CE è proprio quello di garantire la rispondenza dell'opera ai requisiti di base di sicurezza e salute. Vuol dire che se un prodotto è dotato della marcatura CE, questo prodotto necessariamente soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e salute. In questo modo l'utilizzatore è sicuro circa il fatto che non si fa male utilizzando quella strada oppure soggiornando all'interno di quell'edificio, perché la trave non cade giù. Ma perché? Perché c'è tutto un sistema di controllo che viene gestito a livello di fabbrica di produzione e poi viene recepito nel momento in cui questi materiali pervengono in cantiere. Il direttore dei lavori controlla che ciascun prodotto abbia la necessaria carta d'identità e abbia la descrizione corretta delle caratteristiche prestazionali di ciascun prodotto. In questo modo, ripeto, il direttore dei lavori garantisce il committente e quindi l'utilizzatore finale, il cittadino, sa di percorrere una strada sicura e di non rischiare di fare un incidente, almeno per quanto riguarda la prestazione del prodotto. Poi sta a lui invece saper guidare e adottare le normali norme di prudenza. Noi siamo un ente di certificazione nazionale che lavora anche in diversi paesi all'estero, dall'Iran alla Germania alla Cina, e soprattutto la filosofia della certificazione europea dei materiali rappresenta in questo momento in ambito mondiale il livello più elevato di controllo, perché la normativa europea è derivata dalle norme tedesche e dalle norme americane, e quindi in questo modo siamo tranquilli che se un prodotto è correttamente marcato CE da un ente di certificazione come Abicert, come il nostro, che ha ottenuto dai ministeri italiani l'abilitazione a esercitare questa attività di controllo e successivamente ha ottenuto una notifica specifica presso la Comunità Europea. In questo modo, ripeto, il direttore dei lavori recepisce questi documenti quando i prodotti arrivano in cantiere, garantisce al committente che i prodotti sono quelli giusti. L'utilizzatore quindi è tranquillo. In ogni prodotto, anche quando fate dei lavori nella vostra abitazione, scegliete dei materiali che abbiano la corretta marcatura CE, perché altrimenti non avete quelle garanzie specifiche.
Esiste poi il discorso del calcestruzzo, per esempio, che è un materiale per cui non c'è una norma europea armonizzata di riferimento, ma il legislatore italiano ha previsto comunque un sistema di controllo similare che si chiama certificazione FPC, vuol dire Factory Production Control, ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, norme tecniche per le costruzioni. Al paragrafo 11.2.8 c'è scritto quello che il direttore dei lavori deve controllare quando riceve un calcestruzzo in cantiere. Analogamente, il produttore deve avere questa certificazione, che ripeto è una certificazione di tipo nazionale, ma è la garanzia verso l'utente finale che questo certificato effettivamente è la sicurezza per l'opera. Quel calcestruzzo è stato provato quando è stato prodotto e quindi ragionevolmente chi lo va a mettere in opera, se la messa in opera avviene correttamente, senza l'aggiunta di acqua in quantità non prevista in progetto, quel calcestruzzo, ripeto, assicura le giuste prestazioni e quindi ancora una volta l'utilizzatore è sicuro. Ecco perché è necessario acquistare materiali marcati CE o marcati secondo il decreto ministeriale 14 gennaio 2008, perché solo con queste condizioni siamo sicuri di questa fruibilità dell'opera e della sicurezza nell'impiego. Questo è il significato fondamentale per l'uomo della strada della certificazione. Noi siamo qui in questo convegno presso questo splendido edificio della provincia di Salerno, al Palazzo Sant'Agostino, e quindi saremo qui fino ad oggi pomeriggio alle 15 proprio per parlare di questi temi a livello ampio. Ci sono i massimi esperti nazionali ed internazionali su questo. Grazie. Io sono Gianfranco Battiato e sono il presidente del gruppo Rodeco. Il contributo che noi vogliamo dare a questo convegno sulla sicurezza stradale è legato a degli aspetti che normalmente vengono trascurati nella sicurezza stradale, che sono quelli legati all'influenza dello stato delle infrastrutture. Mi riferisco per esempio alle condizioni delle pavimentazioni stradali, le buche, allo stato di degrado della segnaletica verticale, orizzontale. Ed è un elemento che viene sistematicamente trascurato anche nelle statistiche ufficiali, purtroppo. E l'elemento preoccupante è che ultimamente sulla manutenzione stradale si sono investiti sempre meno soldi, sempre meno risorse e soprattutto non si è fatto nulla per conoscere meglio lo stato delle infrastrutture stradali. Ora, quello di cui noi ci occupiamo come Rodeco è proprio quello di rilevare lo stato, la qualità delle infrastrutture stradali, delle pavimentazioni stradali, per poter individuare le criticità, i punti neri e poter eliminare tali criticità attraverso degli interventi ad hoc di manutenzione. Questo è l'aspetto che vorrei sottolineare in questo convegno: valutare le strade, valutare le infrastrutture stradali per poter pianificare interventi che consentono di ridurre in maniera consistente l'incidentalità delle strade, quindi accrescere la sicurezza delle strade. Grazie.